Feste, si sa, particolarmente quelle religiose, hanno sempre dato origine in tutti i tempi a riti, usi e costumi locali. Giuseppe Pitre fu un medico vissuto a Palermo nella seconda metà dell'Ottocento, con la passione delle tradizioni popolari. Egli, infatti, durante l'intera sua vita, raccolse le testimonianze materiali e immateriali della cultura del popolo siciliano e scrisse un'opera monumentale, la Biblioteca delle Tradizioni Popolari Siciliane, in 25 volumi. Tutti gli oggetti e le testimonianze da lui raccolte furono poi donati alla sua morte al Comune di Palermo e oggi sono visibili nel museo che porta il suo nome, il Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitre. In Spettacoli e Feste Popolari Siciliane, un paragrafo è dedicato alla Settimana Santa e Feste Pasquali. Vorrei leggervi dei brani di questo testo di Pitre, perché è sempre piacevole la prosa di Pitre, è colorita, uno stile accattivante, venato anche di umorismo e fine ironia. Inizia con La Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme è solennemente festeggiata con ramoscelli d'olivo e palme che si portano attorno in mano, sui corbelli e le canestre dei fruttivendoli, o attaccati alle carrette e alle barche da pescare. Non v'è fanciullo che ne vada primo. Questo certamente è un uso ancora oggi ben vivo, come quello dei sepolcri del Giovedì Santo, realizzati facendo germogliare grano e lenticchie, o anche quello su cui si sofferma più avanti il Pitre della lavanda dei piedi. Poi invece passa a illustrare una usanza che ormai non esiste più e ci dice che ben prima dell'Ottocento, quindi addirittura dai primi del Seicento, non transitavano dentro la città carri, carrette o carrozze tirate da animali fino alla mattina del sabato. Il 7 aprile del 1610 il cardinale Doria, arcivescovo di Palermo, ordinava ed il viceré Don Giovanni Fernandez Pacheco, marchese di Villena, confermava che da allora che nostro Signore Gesù Cristo si mettesse in terra finché si leverà, non possano andare carrozze, cavalli né seggette. Qui Pitre cita un documento originale dell'epoca, virgolettato, e vorrei aprire una parentesi per chi volesse approfondire sulla base di documenti originali dell'epoca la storia della nostra città. Il luogo giusto è l'archivio storico del Comune di Palermo, dove su 7 chilometri di scaffalature sono conservati i manoscritti originali dalla fine del 200 alla metà del Novecento, emanati dalle autorità cittadine, quindi dal Senato, dal Pretore, dal Consiglio. Poi Pitre ci parla di un'altra usanza particolare, che era quella di fare lufiriu o lugiro di sepolcri, e ci dice così: le ore pomeridiane del giovedì e le mattutine del venerdì sono per Palermo spettacoli che mal saprei qualificare. Tutta la città, devoti e non devoti, donne e uomini, vestiti a bruno,
dei migliori loro abiti, e ve ne sono molti, anzi moltissimi, ricchi ed eleganti, si mettono in via per fare Ruggiro di Lisepulcri. Per i corsi principali, Magheda e Cassaro, è un viavai di gente che si mescola e si confonde. Da San Nicolò Tolentino a San Matteo, da San Matteo ai Crociferi, dai Crociferi a San Giuseppe, da San Giuseppe al Salvatore, all'Origlione, al Duomo, a Santa Maria Nuova, è un andare e venire continuo, confuso, vertiginoso. Ma si chiede P3, sono davvero ragioni di carattere religioso a spingere le persone a fare questo giro? Ma è proprio devozione questa di signore che sfoggiano di seriche vesti a lungo strascico, con merletti di grande spesa sul capo, di madri e padri che hanno la febbrile premura di menare a spasso le loro figliole, di ragazze che per un'intera stagione hanno atteso questi avventurosi, chiamiamo le cose col loro vero nome, giorni di lutto della Chiesa? E di giovinotti agghindati che volano da chiesa a chiesa e quasi a un tempo si trovano a San Nicolò e a San Giuseppe? Lo dicano le mammine che hanno figlie da maritare, se non vogliono dirlo le signore e le donnette che hanno abiti da mettere in mostra. Poi P3 affronta un altro capitolo, quello dei cibi rituali. Pasqua è finalmente giunta, è fortunato chi la vede, beati gli occhi che vidino la Pasqua. P3 cita spesso detti, motti, proverbi siciliani. In casa vi sono vivande e cibi rituali che nessun buon siciliano saprebbe trascurare. È possibile che non si assista alle cerimonie religiose? È facile che non si prenda parte a nessuna pratica della Settimana Santa, ma non è presumibile che si resti indifferenti a ciò che per questo dì sacrosanto offre la cucina siciliana. Passi per l'agnello, ma nessuno rinuncerebbe a pupo con l'ovo, all'ovo duro, ai ravioli e soprattutto alla cassata. La cassata è il dolce più importante della festa, tanto che ci sono dei motti che la citano, come per esempio Tintu cum mancia cassati la mattina di Pasqua. E si usa anche dire cum nappi nappi cassati di Pasqua, per dire finora ti ho aiutato, ora non posso farlo più, cum nappi nappi cassati di Pasqua. E conclude P3, è tale la celebrità di questo dolce che da tempi molto lontani dai nostri, esso diede nome alla stessa domenica di resurrezione, la quale ebbe il titolo di Pasqua di Ricassati. E con questo dolce chiudiamo il nostro breve excursus sui riti legati alla Pasqua, non senza prima avervi rivolto a mo' di augurio un proverbio che cita P3. È più caro chi du beni, chi doppu di lumali beni. Buona Pasqua a tutti.